vogliamo calcolare la densità di questo cilindro d'alluminio. Lo mettiamo sulla bilancia dopo aver azzerato la tara e leggiamo 49,61 grammi, che come dicevamo anche nei video precedenti è un valore anche esageratamente preciso, perché il centesimo di grammo va addirittura oltre la presenza di questa cordicella, di questo spago, cioè la presenza della cordicella va a alterare la misura per più di un centesimo di grammo. Quindi io direi di limitarci a 49,6 grammi, prendendo come incertezza 0,1 grammi. Ecco infatti qua che scriviamo 49,6 più o meno 0,1 grammi la massa. Poi per calcolare la densità c'è da misurare il volume. Lo possiamo misurare in due modi. Il primo modo è per immersione, guardando di quanto si solleva il livello dell'acqua dopo che abbiamo immerso il nostro cilindro nell'acqua. Qui non l'ho disegnato, però il cilindro d'alluminio sta qui. L'altro modo per misurare il volume è di sfruttare il fatto che questo solido è regolare, è un cilindro, e quindi utilizzare il volume del cilindro, l'area di base πr al quadrato per l'altezza di questo cilindro, e poi riassumere le due misure per immersione e con la formula geometrica in un valore solo, in una misura finale unica. Cominciamo dal valore del volume per immersione. Inizialmente il livello dell'acqua arrivava a 56 millilitri, come vediamo qua, 56 millilitri, poi con il cilindro immerso arrivava a 73,5, l'avevamo visto anche in un video precedente. Dunque dobbiamo fare la differenza fra 73,5, volume finale, e 56,0. Questa differenza fa 17,5 millilitri. Come incertezze delle due misure dirette, quindi V1 e V2, invece di prendere la sensibilità del cilindro graduato, che è di un millilitro, ho preferito dimezzare quella sensibilità. Come sappiamo, possiamo sempre immaginare delle tacchette intermedie fra quelle vere, quindi dimezzare la sensibilità. In questo modo, per la propagazione degli errori nelle differenze, infatti devo fare una sottrazione, questo numero meno quest'altro, allora si sommano gli errori assoluti, propagazione degli errori nelle differenze, e quindi l'incertezza sulla differenza, cioè l'incertezza su questo valore, è 0,5 più 0,5, 1 millilitro. Seguendo rigorosamente la regola di scrittura delle misure, dovrei scrivere 18 più o meno 1, perché devo dare l'incertezza con una sola cifra significativa. Invece, quando l'incertezza sta intorno al valore 1, sappiamo che conviene lasciare anche la seconda cifra significativa, quindi lasciamo 1,0 e lasciamo qua 17,5. Questo è il volume del cilindro d'alluminio misurato con la tecnica, il metodo dell'immersione in acqua.